Dunque, se non vado errato, l'ultimo video del genere risale al periodo natalizio, in cui vi mostrai in totale anteprima le action figure di Goku. Ve le ricordate? Il Super Saiyan blu e il Super Saiyan normale. Perfetto! Pensate che il giorno dopo quel video, sul sito GameStop fecero così. Sparite! Cioè, sold out, incredibile, persino nei negozi, nei giorni successivi, divennero sempre più introvabili, raga, pazzesco. Io ve le ho presentate e voi ne avete fatto uno sfracello, per carità, mi fa piacere, ma attenzione, perché oggi la storia può ripetersi. Sto per presentarvi due nuove action figure che saranno disponibili dal 28 di febbraio. Preparatevi a queste due bombe, non siamo in guerra, ma siamo di nuovo su Dragon Ball con Goku Super Saiyan di terzo livello e Goku Kaioken. Come vi ho appena detto, saranno disponibili dal 28 febbraio in tutti i GameStop, ma adesso la fatidica domanda. Tube, quanto costano? E spac, qui casca l'asino, perché queste action figure hanno un prezzo consigliato di 35 euro. Ah, no! Non demoralizzatevi, perché tutti coloro che vanno a prenotarle prima del 28 riceveranno uno sconto di 5 bomboloni, 5 euro tanto per capirci. Quindi vi portate a casa un action figure a 30 euro. Molti di voi si staranno chiedendo, ma tu beh, questo video riguarda solo queste due? Ragazzi, che dire? Forse no. Beh ragazzi, eccoci qua. Ovviamente dopo tante parole, dopo avervi spiegato che da GameStop prenotandole riceverete 5 euro di sconto, non posso far altro che aprirle e montarle, anche perché sono curiosissimo di scoprire come sono. Logicamente ragazzi, prima di iniziare voglio ringraziare tutti coloro che hanno appena condiviso questo episodio. Anzi, facciamo così: condividete questo video con tutte le persone che volete vi acquistino un action figure, quindi prendete il video e mandatelo a vostra mamma, così, senza senso, però facciamolo, dai, giusto per fare uno scherzetto. Adesso devo trovare il modo di aprirla senza rompere la scatola. Comunque è proprio vero, raga, nell'aprire ste scatole sono proprio un maniaco, cioè non voglio rompere niente, tranne con i pacchetti che purtroppo mi si rompono tra le mani, ma vabbè, non lo faccio apposta. Siete pronti, raga? Ok, ecco, aspetta che... Ah, non esce? Vabbè, allora la faccio uscire così. Raga, enorme! Ce l'ho fatta! Sapete adesso qual è il problema? Che probabilmente qua dentro non ce la rimetterò mai. Vabbè, vorrà dire che dovrò esporla qui sopra alla mia cameretta senza rimetterla nella scatola. Allora, qui signori miei abbiamo la base. Vi dico già in anticipo che guardate la testa come è stata confezionata, giusto per non danneggiarsi, e questo è un imballaggio ottimo che sicuramente tutti gli appassionati di action figure gradiranno. Perché spesso e volentieri può succedere una cosa sgradevole. Ok, ho messo i piedi sul piedistallo, ragazzi. Anche se, sono sincero, non mi sembra che questo sia il lato giusto. Però è l'unico modo per poterlo inserire. Poi, alla fine, vedremo se è il lato corretto oppure no. Adesso vado a prendere il busto, il bustone, e lo vado ad inserire proprio qui. Olè, bene, signori, abbiamo il busto e le gambe pronti per la Kamehameha. Attenzione perché adesso il pezzo forte, ovvero la testa. Mamma mia ragazzi, guardate qua, è più grossa la testa che il corpo. Probabilmente è giusto così il piedistallo, perché la testa secondo me pesa più del corpo e andando all'indietro trova la stabilità del piedistallo. Mamma, no ragazzi, guarda, cioè io già ve la faccio vedere qua dentro. Cioè, incredibile, incredibile. No, questa non si può smontare, non si può rimettere a posto, assurda. Attenzione, è in arrivo, davanti ai vostri occhi, una criniera bionda con una faccia di Goku Super Saiyan di terzo livello.
Ora la vado a posizionare, eh. No, vabbè, ragazzi, cioè, io non aggiungo altro. Guardate che criniera folta e meravigliosa. Comunque sì, posso confermare, la testa pesa molto più del corpo e la base va messa, tra virgolette, al contrario, così che non perda l'equilibrio. Ovviamente, in questo preciso istante starete vedendo l'immagine dettagliata alla luce del sole di questa splendida action figure. Che di, ragazzi, cioè, io davvero non ho parole, cioè, io ogni volta che mi trovo di fronte a un action figure mi commuovo, perché sono assurde. Ma non è di certo il momento e il luogo adatto per commuoversi. Ragazzi, è il momento di Goku Kaioken. Tra l'altro, voglio invitarvi a guardare questo video fino alla fine, perché sta per arrivare un Trunks, mamma mia, spettacolare. Non aggiungo altro, guarda, non vi voglio dire altro perché non mi piace spoilerare quello che verrà. Questo ha un imballaggio addirittura doppio. Assurdo, raga, proprio massima protezione. Comunque c'è da dire una cosa, Banpresto ultimamente sta facendo delle cose a dir poco stupende. Cioè, no, ragazzi, guardate già il rosso qui. No, vabbè, fermi tu. Cioè, no, fermi tutti. Fatemi sbrigare perché la voglio montare e la voglio vedere tutta completa. Ok, abbiamo piedistallo, gambe, che vado subito a posizionare, questa volta al primo colpo. Poi vado a togliere questa carta pallinata dalle gambe di Goku, che serve per proteggere questo pilone, chiamiamolo così, per fare in modo che non si rovini. Mentre qui, ragazzi miei, si sta per figurare davanti a voi la faccia di Goku Kaioken. Siete pronti? Ve l'ho messa a fuoco al punto giusto. Guardate il dettaglio, guardate i muscoli, ma guardate soprattutto l'espressione, la faccia e la bocca. Di solito sono le parti dove si fanno più sbaffature, non so come le chiamate voi, insomma, errori, va bene? Questa volta, ragazzi, impeccabile. Insomma, secondo me l'action figure più bella di sempre. La vado a posizionare qui. Tranquilli che tanto poi vedrete un filmato molto più dettagliato di questa figure. Guarda, no, vabbè, ragazzi, è stupendo, veramente. Io vi giuro, vado in difficoltà con questa action figure perché non riesco a trovare aggettivi diversi da stupendo, magnifico, pazzesco. Vabbè che il mio vocabolario è molto molto limitato, però che cavolo, possibile che io non ci riesca? No. Ragazzi, adesso abbiamo visto le due action figure che, vi ricordo, saranno disponibili dal 28 febbraio in tutti i GameStop. Vi ricordo che il prezzo è di 35 euro, ma se le prenotate oggi nei vostri GameStop le andrete a pagare 29,98 euro. Cioè, regà, 30 euro, 5 euro di sconto solo prenotandole. Io non vi voglio dire niente, adesso fate voi. Fermi. Mettetevi seduti, in pullman, in treno, in macchina, dovunque, rimanete seduti, perché questa action figure può far venire un mancamento per quanto è bella. Ci siete? Siete seduti? Bene. Sbam. Ho detto tutto, ragazzi. Beh, certo, questo è Super Saiyan Trunks, ma in questa action figure manca un pezzo, il pezzo forte. Lei, la Final Hope, slash... Beh, allora, pensate, un action figure doppia, di qua abbiamo Trunks e una scatola a parte per la spada. Non aggiungo altro, vado ad aprirlo, vado a montarlo e ve la mostro. Abbiamo Trunks, ecco qua. Allora, la scatola la metto lì, raga, perché poi mi devo ricordare dove va e cosa. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Molti di voi lo sapranno che Trunks è il mio personaggio buono preferito. Cioè, non come quelli che dicono il mio personaggio preferito è Goku. Cioè, oramai è troppo scontato. No, ragazzi, il mio è Trunks. Ah, qui abbiamo la testa, qui abbiamo un paletto. Ah, e qui anche una base. Allora, vediamo. Perfetto, la mini base l'abbiamo costruita. Adesso vado a prendere il corpo dell'immenso Trunks, che in mano ha una cosa simile ad una spada. Ed ecco qui la magnifica testa di
Trunks. Un attimo ve la metto a fuoco, raga. Guardate che spettacolo. Guardate i dettagli degli occhi, dell'interno della bocca, ma soprattutto dei capelli. Fantastica. Veramente, raga, ben presto sta facendo dei prodotti incredibili. E dopo aver assemblato Trunks, non ci resta che equipaggiarlo con la Genkidama Sword o Final Sword Slash. Insomma, ha diversi nomi, ma se vogliamo tradurlo in italiano, Spada della Speranza. Quindi, ragazzi, vado ad aprirla, che avevo già tagliato prima. Ed eccola qua. Sono proprio curioso di... Madonna! Ma che lama ha, ragazzi? Che lama ha? Porca miseriaccia, che spettacolo! No, raga, fermi. Fermi. Oh mio Dio. Cioè, aspetta, qual è il verso? Ok, l'avevo messa nel verso giusto prima. Cioè, ragazzi... Ma di che parliamo? Ma raga, ma di che... Aspetta, ecco a che serve allora il piedistallo. Eh sì, serve per metterci... per poggiarci la spada, altrimenti non si regge. No, raga, cioè, oh, ma guarda... Ma con questo ci posso menare davvero la gente, oh! Fum, fum, tim, fum, porca vacca, incredibile! Ragazzi, cioè, io vi giuro non ho parole. Certo, in questo momento voi non mi vedrete, ma starete vedendo tutta l'action figure nel dettaglio, con tutta quanta la spada, che è enorme. E chiaramente avete anche scoperto, grazie a quel video, a cosa serve quel piedistallo. Chiaramente per tenere poggiata quell'enorme spadone. Io vi giuro, ragazzi, non mi aspettavo una cosa così grande, davvero enorme. Imballaggio impeccabile, quindi che dire, tanta roba ben presto, ma non abbiamo ancora finito. Ne ho un'altra di Dragon Ball. Ebbene sì, a questo giro ve le metto subito davanti, perché voglio chiudere questo episodio con queste due action figure, di cui una di Super Dragon Ball Heroes. Stiamo parlando di Son Goku Xeno, che ovviamente tra poco apriremo e monteremo, mentre da quest'altro lato abbiamo Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Avanti, ditemi che in un gioco Dragon Ball non lo avete mai selezionato. Impossibile, perché da bambino, personalmente, era il personaggio più gettonato di sempre. Quindi voglio proprio iniziare da questo Gogeta Super Saiyan di quarto livello, perché non vedo davvero l'ora di scoprire come è fatto. A inizio video vi ho detto di condividere questo video con le persone che volete vi acquistino le action figure, e vi ho detto di condividerlo con vostra mamma. Ecco, la mia paura in realtà è che a breve mi arriveranno una valanga di messaggi da parte di mamme dicendomi: oh, hai rotto le... perché hai detto a mio figlio di fare sta cosa. Beh, mamma, guarda, mia cara mamma, voglio dirti una cosa. Sappi che finché tuo figlio ti chiede le action figure, fidati, compragliele, perché quando smetterà di chiedertele sarà davvero troppo tardi. E se poi vorrà spendere i soldi per altro, non lamentarti con nessuno. Perciò fidati, accontentalo con le action figure e fai in modo che non abbia mai bisogno di altro. Adesso io non voglio fare assolutamente insegnamenti a mamme o quant'altro, ma bene bene, piedistallo messo, e ora andiamo a prendere il pezzo forte. Siete pronti? Io inizio subito dall'alto, raga, perché mamma mia, ecco a voi Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Ma guardate l'espressione facciale, ma io dico, cioè, non so come le pitturano, come le stampano, non lo so, ragazzi, ma è micidiale. E sono sicuro che se il nipote della mia ragazza vedesse queste action figure, sono sicuro che succederebbe la terza guerra mondiale, perché lui le vuole, io non gliele do, perché io le colleziono e lui ci gioca, e io ovviamente con le cose che colleziono non ci gioco. No vabbè, ragazzi, è assurdo. Hanno messo la sacchetta di plastica per coprire il foulard che pende. No vabbè, ragazzi, non mi fate dire altre cose, ma io vi dico, ben presto
si sta facendo valere in una maniera incredibile. Ora, se riesco, tiro fuori pure la coda, senza rompere niente, possibilmente. Ho spostato tutto, lo so. Sono riuscito a tirar fuori la coda, ed è già un gran bel passo in avanti. Ora, vado ad assemblarlo e porca miseriaccia quanto è fiero! Allora, gli mettiamo un palo, ragazzi. Purtroppo il palo gliel'hanno messo lì, non è colpa mia. Ma in realtà non è colpa di nessuno. E ce l'ho fatta, alla fine Goku si è reso e si è preso il paletto. Eccolo qua, ragazzi. Logicamente, visto che questa inquadratura fa schifo, vi sto mostrando le immagini dettagliate di questa action figure. Insomma, ragazzi, che dire, un'espressione facciale, una... come dire, i dettagli anche dei fronzoli dei pantaloni a dir poco pazzeschi. Ora io questa, ragazzi, mi dispiace, ma la terrò montata e me la metto qui sopra la scrivania, perché è davvero un peccato rimetterla nella scatola. Vi giuro, non avrei mai pensato di dire una bestemmia del genere, ma a quanto pare mi state facendo cambiare modo di essere. Non è finita, amici miei, perché è il momento di Super Goku Xeno. Eccolo qua, ma sono sicuro che dentro ci sia un altro pezzo. Sì, ci sono i mamma mia, pantaloni e mantello. Questo è un personaggio di Dragon Ball Heroes, o meglio, Super Dragon Ball Heroes. Lo so, ragazzi, cioè, lo so, io sarò ripetitivo, sarò quello che vi pare, ma guardate. Guardate gli effetti dell'ombreggiatura su questo mantello. Magari a molti di voi non interessa proprio per un cavolo sta cosa, ma io, ragazzi, che di action figure nella mia vita ne ho viste davvero tante, faccio caso oramai a tutti i dettagli. E vi posso garantire che queste qui hanno un dettaglio incredibile, non pazze... Anche il bastone, ragazzi, anche il bastone... che va messo a pa... No, vabbè. No. Io, ragazzi, oramai, guarda, smetto di parlare, guarda. Monto l'action figure, smetto di parlare. No, scherzo, vabbè, continuo a parlare. È solo che ero un po' più concentrato del solito. Ora vi mostro la testa. Eccola qua. La mettiamo a fuoco. Io mi ripeto, ma a me non me ne frega niente. Guardate l'espressione. Voi guardate dentro la bocca. La perfezione. La perfezione. Di lato non c'è neanche una macchia bianca per far capire che qualcuno ha sbagliato a pitturare. Anche perché, raga, questi giapponesi se sbagliano gli tagliano la testa. Voi non ci scherzate, ma... Perché fanno le cose a pezzi? Perché sennò gli tagliano la testa. Andiamo a prendere anche il bastone. Allora, aspetta, ho fatto una cavolata. Devo fare così. La metto qui. E allora, qui dietro c'è... un ingresso perfetto. Eccolo là. Mamma mia. E che è, raga? Cioè, in questo momento, come al solito, starete vedendo le immagini dettagliate. Ma guardate gli effetti delle ombreggiature sui muscoli, sul foulard, sul mantello, sulla faccia e soprattutto sul bastone. Io non ho davvero parole. E ci siamo, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, dove ovviamente vi vado a mostrare tutte quelle che abbiamo aperto fino ad ora. Guardatele. Cioè, guardate queste due qua davanti. No, vabbè, ovviamente queste due qui secondo me sono le più belle. Quelle dietro, sia chiaro, sono bellissime. Ma guarda, il Goku Super Saiyan di terzo livello secondo me non si batte. Vi ricordo che queste due sono disponibili dal 28 di febbraio. Costano 35 euro, ma se le prenotate le pagate 30. Insomma, 5 euro di sconto solo prenotandole. Che di, raga? Insomma, vedete voi, se avete 5 minuti passateci e prenotatele. Noi ci vediamo con il prossimo video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!